Questo pezzo che nasce sul litorale romano, l'avevo scritto per Adriano, però alla fine ho anche l'altro che lo canti questo ragazzo, quindi non canta niente male. L'altro pezzo che piace molto anche a voi, no? Di importantissimo sconosciuto, per me è la stessa cosa, perché in ogni caso quando decido di scrivere una canzone, gli interpreti per me sono tutti quanti uguali, l'importante è che ci sia un'emozione che mi accomuna e faccia in modo che io possa scrivere per loro delle cose. E devo dire che per quanto riguarda questa canzone che avete appena ascoltato, che non canto, devo dire che mi emoziona molto, perché era sincera, eppure non l'ha cantata una persona che non è famosa, tutto sommato. E così accade anche, è accaduto con le canzoni, facciamo come questa di Ron, o come quella di, che so, di Alex Baroni, o quella di Anna Oxon,
l'importante è che ci sia un'emozione e poi soprattutto che sia un pezzo che prima di andare a servire l'artista vada a servire te stesso, perché io ho bisogno di scrivere una canzone tipo una volta al mese, anche una ogni 2 settimane possibile, perché mi fa sentire bene, mi fa sentire è come se io avessi la possibilità di poter scaricare tutte le mie tutto il mio stress, quindi a uso doppio la canzone. Molte volte serve sia alla persona, all'artista, ma soprattutto serve a me. Questo è un pezzo che io a suo tempo sotto per Elsa lì, non questo è un provino, siamo a livello di provino, ma questa è una canzone che mi è piaciuta tantissimo, perché l'ho sentito con una sincerità veramente incredibile. Poi per una ragione qualsiasi tutti i miei figli non arrivano a destinazione, qualcuno va di qua, qualcuno di là, qualcuno non si muove. Devo dire però che molti arrivano veramente, come quello di Morandi per esempio, o quello di Alex Baroni. È bello fare canzoni e mettere fuori un po' del, anzi parecchio di se stessi, e la cosa bella è quando uno si accorge che poi ci sono anche gli altri che si identificano in queste cose. È una cosa molto bella che ti fa sentire meno solo. Io penso che la musica, la canzone, la composizione sia comunque sia una comunicazione, il voler comunque in un modo o nell'altro comunicare con tutto l'universo che c'è intorno, con le persone, con le altre anime, e sapere che ci sono delle anime che si accomodano a te è una cosa che ti fa sentire anche, ti fa sentire bene, ti fa sentire più, anche più utile se vuoi. Non ho mai guardato l'aspetto della canzone economica, non mi è mai interessato, ho fatto sempre la canzone prima con un fatto di soddisfazione, di amore, di... Io sono un cristiano e nella mia stanza il quadro più alto è quello della Trinità. Questa musica è regressiva, il mio amico è un psicologo, secondo me ha ragione, perché esprime qualche cosa che viene da lontano. D'altronde avete riconosciuto sicuramente la colonna sonora del film Il Gladiatore, non ha bisogno della mia, per carità, pubblicità, ha vinto talmente tantissimi Oscar nella musica, nella scenografia, nella fotografia, nelle cose, ma questa musica è particolare perché è riuscita ad esprimere una situazione che è accaduta tantissimi e tantissimi secoli fa, quindi anche questo film sui romani, sulle cose, e quindi è vero che è regressiva, però c'è una cosa che col passare anche dei secoli, degli anni, dei millenni, l'ispirazione rimane comunque ispirazione, e se una musica scritta con quella mentalità emoziona anche oggi, a parte le componenti etniche, insomma, perché l'impero romano d'Occidente ormai erano presenti, i romani erano presenti dappertutto, soprattutto in Medio Oriente, questa cosa qui, quindi qui si sentono molto queste influenze anche un po' greche, medio orientali, queste voci un po' canoniche, però è regressiva effettivamente, cioè viene da lontano e riesce ad emozionarci. Personalmente a me mi fa un effetto stranissimo, non riesco, è talmente ispirata che veramente sono contento per colui che l'ha scritta, perché ce l'ha regalata e ce la fa sentire. Oh, una canzone così mi mette in pace con la vita per quanto riguarda il significato che per me ha la musica. Ecco, io vorrei tanto augurare alle persone che fossero in pace con la vita, no? E avere un po' più di tolleranza anche verso altre persone che hanno dei problemi un po' più seri dei nostri.
Per questa ragione dico, forse la musica intesa anche come terapia, come antistress, come messaggio universale per aiutare le persone che non sono state fortunate come noi. Ecco, che serve a questa la musica? Allora, oltre ad avere un messaggio d'amore importante, serve anche ad amare le persone e i nostri, che sono nostri simili. Ecco questo.